e compro l'arma esotica. Tanta! Ha pochissima vita! Ha pochissima vita! Bravo, Occhi! Occhi! Occhio, occhio nel box! Oh! L'arma esotica è fortissima! Raga, non so se lo sapete, ma in questa season hanno aggiunto le armi esotiche. Una nuova rarità di armi che sono veramente, veramente molto, molto particolari. Infatti, Joe, non so se tu te ne intendi, ma ti dico che ci sono delle armi esotiche che sono fortissime. E infatti, in questo video andremo a prendere una delle armi esotiche più forti in assoluto, cercando di fare vittoria royale. Allora, l'arma di cui sto parlando è la pistolina silenziata esotica. Adesso vi spiegherò bene in generale un po' su queste armi esotiche e tutto quello che c'è da sapere. Ma prima, Joe, c'è da sapere che c'è un nemico, quindi bisogna assolutamente ucciderlo. Ho sentito che questa pistolina è silenziata. Uno atterrato pure. Uno atterrato, sì sì, è silenziata. Raga, ma prima mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati ai 585.000 iscritti. Supportatemi lo shop con Coach Sport Creatore OTPFI per shoppare tutto il pass. E soprattutto seguitemi su Instagram OTPFI perché ogni sera chatto con un paio di fan. Oltre a ciò, vi ricordo che Joe e Zarek si stanno occupando dei provini. Quindi se mi scrivete il vostro nickname di Fortnite nei commenti, più vediamo la vostra arma esotica preferita, vi manderanno la richiesta. Se non scrivete l'arma esotica preferita, non ve la manderanno. Vero, vero. Comunque ho trovato un sacco di roba, rega. Un sacco di roba. Guardate qua. Ci sta. C'è gente lì da te? Allora, in realtà non lo so. È per questo che non voglio comprarla prima di assicurarmi che ci sia tu. Perché costa 1200 euro. Ci sono, sono qua. Allora, rega, per ottenere le armi esotiche ci sono solo due modi. Solo due modi. O comprarle dagli NPC che costano tantissimo, o rubarle a chi le ha comprate dagli NPC, in sintesi. Che è più unico che raro, perché nessuno le compra. Allora, ogni NPC vende una sua arma esotica. Esempio, noi ora siamo a Molly Molesti, e a Molly Molesti si compra una pistolina, ossia il segugio delle ombre esotico. Scorte 1. E compro l'arma esotica. Tanta! L'ho comprata, rega. Ormai la cavolata è fatta. Vediamola. Aspetta, vieni qua. Vai. Allora, vediamo un attimo. Segugio di ombre. Raga, sono le stesse statistiche che aveva la pistolina silenziata. Ma qual è la particolarità di quest'arma? Beh, ve lo spiego subito. Praticamente, se voi tenete mirato su un nemico per un po' di tempo, vi segnerà col pallino rosso sopra la sua testa dove si muove. Serio? Hai presente quando sparavi con quella, con quell'arma che ti rivelava tutti i nemici nelle vicinanze, Joe? Come si chiamava? Quello lì che sparavi in aria al fuoco. Esatto, quello lì, insomma, il raggio segnalatore, sì, diciamo. Ecco, esatto. Stessa cosa, cioè tu tieni mirato sopra la testa di uno e ti segna per un bel po' di tempo dov'è. Cioè, soprattutto in un fight, quando noi si inizia un fight, box fight, eccetera, è strautile perché tu sai sempre dov'è il tuo nemico. È molto, molto utile. Allora, secondo me, tra l'altro, questa è una delle armi migliori. Non so se è la migliore, ma è una delle sicuramente migliori, rega. Cioè, io vi consiglio, se dovete sprecare l'oro, di sprecarlo assolutamente in queste armi esotiche. Però c'è un però. C'è una cosa brutta. L'arma esotica non dura per sempre. Dura solo per questa partita. Cioè, se voi la comprate e morite subito dopo, sfiga e niente. Non potete, cioè, non ce l'avete più. E avete perso tutto l'oro che avete sprecato per comprarla. Quindi fate ben attenzione se volete usare il vostro oro. Ci sono tante altre armi esotiche che vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi video. Ma c'è il Mandaloriano, Joe! Ma c'è il Mandaloriano! Andiamo! Vai, prova la pistola allora. L'ho provata. Com'è? Allora, me lo segni adesso, tipo. Me lo segni anche a me? Lo so. Allora, aspetta! Prendo io le robe. Joe, dobbiamo andare in safe. Io voglio assolutamente fare almeno una kill con questa arma. Almeno una kill, te lo dico sinceramente. Non può essere che ho shoppato sta arma e poi non faccio neanche una kill. Ok. Beh, no, una kill l'hai fatta, il Mandaloriano. Beh, una kill, sì, ma non vale quella. Pro, vale, nemico, guarda. Distruggiamolo. Vedi, lo so, bro, lo so, è fortissima perché ora tu 23? Sai perfettamente dov'è lui. 110, 110. Ok,
Bro, però 1:05, non lo so, che... Ma vedi per quanto te lo segna, tra l'altro? Cioè, ma lo vedi? Ok, ha smesso adesso. Circa 30 secondi te l'ha segnato. Senti, andiamo che è meglio, Comunque mi sa che non devi tenerlo sopra la testa del nemico, ma devi sparargli una volta. Cioè, basta che gli entra un colpo e te lo segna per un po'. Ma tanto comunque la pistolina è veramente, veramente, raga, super, super precisa. Quindi fidatevi, questa è un'arma che spacca di brutto. Oh, oh, ci sparano da lontano, okay. Joe. Dove? Ok, vissi? Adesso te lo segno, adesso guarda, userò l'arma mitica per segnartelo. Anche se... Come ho fatto a mancarlo non lo so. Ah, ma è mitica quella pistola? No, è esotica, è esotica. Ma un colore suo? Sì. Non lo vedo più. Ah, ecco, è lì sopra. Se io riuscissi a sparargli una volta con la pistolina, sarebbe finita per me. Sto andando verso il safe, sono in questa casa quasi. Lo! Okay, l'hai preso? Lo so. Vai, raga, vai. Ora per 30 secondi ce lo guardiamo, quindi possiamo stare relativamente tranquilli, però c'è anche il suo compagno. Joe, stai attento al suo compagno. Sì. Ecco sopra. Ora lo dovresti vedere, visto che l'ho sbiancato di brutto, tra l'altro è anche targettato. Ok. Vai! Questo è gioco di squadra. Bro, okay. Quest'arma è veramente, veramente forte, veramente, veramente forte. Sì, è fortissima. Allora, c'è un problema. Joe, c'è un problema. Come arrivo? Allora, sparo col lancialazzi lì. L'ho fatto cadere. Ah no, è lì sopra. Oh, ti resisti. Devi resistere. No! Vieni qua, Joe. Sto arrivando, resisti. Sì, arrivo. Tu pro player, nabbo, sniperone. Senti, andiamocene. Ok, 24, morto. Morto! Let's go, sì. Joe, let's go! Raga, io sono uno scarso. Si vede che mi sono dimenticato di aggiornare il coach TP Figio. Sai che è molto probabile per quello? Molto, molto probabile per quello. Tra l'altro, raga, ironia della sorte, siamo arrivati in un punto della mappa dove si compra un'altra arma esotica. Ma ne parleremo in un altro video. Oh, oh, stanno arrivando altri nemici. Li sento, sono due. C'è il pompa viola. No, ha pochissima vita. Bravo, Octi. Opti, occhio nel box. Oh! Grande. Questo non era molto sveglio, c'è da dirselo. Let's go. Oh, c'è quell'altro che è pompa viola, poi, prenditelo. Vai. Però devo... Allora, rega, vi dico la verità. A forza di fare questa partita, c'è una cosa che mi sta saltando all'occhio. Quest'arma è buona, però non è che si usa più di tanto. Diciamocelo, cioè nel senso... Non è che ci trova molto utilizzo, perché almeno per come gioco io non saprei cosa mettere nel... il pompa. C'è un cecchino dorato. E lo prendo, dai. Cioè, boh, capite il discorso? Non saprei proprio come utilizzarla al meglio. Cioè, come arma primaria, come... Boh, quindi rega, in realtà questa arma è forte per individuare i nemici, tenerli sotto traccia... Però effettivamente come utilizzo dell'arma ci sono armi esotiche molto migliori. Fidatevi. Joe, tieni, ti faccio vedere l'arma. Vieni qua. Vai. Prendila. Oddio, ma è tipo... No, per il resto è uguale, Ridammela. Dammi la mia arma esotica. Ok. Vieni. Comunque, hai visto il bagliore che ha? Che bello. Sì, quando è terra è bellissimo, tipo le stelline. Rega, siamo in... Finale! 41 senza... Morto, è quasi morto, è praticamente morto. Due colpi di pistolina esotica e muore. Anche uno. No, morto, tranquillo. Ok, nemici là. C'è l'amico. Morto. Joe, la smetti di uccidere tutti i nemici, voglio usare anch'io l'arma. Siamo 2 contro 2 comunque. Che comunque mi sa 2 contro 1. Voglio usare sta pistolina esotica. Allora, l'ultimo lo chiudiamo solo con la pistolina. Oh mio Dio. Pessimo errore, ti do un consiglio. Mai usare l'arma del Mandaloriano in no scope mentre sei in aria. Mai. Bro, li vedo i nemici. Stanno fightando? Lo sto capendo. Sì, stanno fightando. Andiamo? Aspetta. L'hanno ucciso. Mi hanno eliminato il bersaglio. Vieni, è qua sotto. L'ho segnato con la pistolina. Aspetta, è bianco. È bianco, giù! Adesso lo devo ammazzare con l'arma. Bisogna sparare lì. Il nemico è da qualche parte lì. Tanto dovrà comunque prima o poi Eccolo lì, è lì. No, prendo l'high. Vabbè, lì prendo l'high ground. L'arma esotica è fortissima. Vai, spara, Joe. Staniamolo.
qua non deve resistere. Questo okay. Vai qua sotto nelle in sta piramide, mi sta. Mi sta anche qua dentro. Oh sì! Raga! Ma che potenza è! Ma è fortissimo, bro! Spacca easy easy. Non ci posso credere, non ci posso credere. È fortissima la pistolina! Raga, vittoria reale con la nuova arma esotica, fortissima!